Impara il modellato prima. Buongiorno cari amici, ben ritrovati a questa nuova serie di video di Impara il modellato. In questa nuova tranche di video, infatti, tratteremo degli argomenti relativi all'anatomia umana. Oggi in particolare ci dedicheremo a come realizzare i piedi in una scultura. Sei pronto? Iniziamo! Pronti? Vai. Ma non devi fare la scultura con i piedi, ma devi fare i piedi di una scultura. Ah, per fare questo lavoro ci serviranno veramente pochissimi arnesi, uno, due al massimo, una stecca di canna e un altro arnese un pochettino più stondato eventualmente. Ci serviranno anche dei modelli di riferimento. Ovviamente la prima parte della modellazione la dovremo fare a mano. Creiamo la struttura, sapendo che la parte terminale è un pochettino più a punta, quella delle dita ovviamente, è una sorta di triangolo. Facciamo anche un pochettino di caviglia. Tallone. Una cosa importante, di solito nella parte della pianta del piede c'è un vuoto tra il tallone e la parte muscolare della pianta. Quello che dobbiamo tenere a mente in un piede sono le curve, quindi dobbiamo fare nella parte interna, siamo nella zona dell'alluce, diciamo, farà questa curva così. La parte esterna invece farà una curva al contrario, però è una curva molto particolare. Ok, iniziamo a fare la traccia dei diti. Le dita sono quelle delle mani, i diti sono quelli dei piedi. Se ci può tornare utile, possiamo fare anche una traccia delle ossa metatarsali. Cerchiamo di fare una suddivisione in parti eque di queste linee, dopodiché facciamo anche la traccia, la separazione tra i vari diti. Allora, con un movimento di stecca iniziamo a fare anche i tagli per sagomare i diti. L'alluce paradossalmente non è il dito più lungo, ma è il secondo. Vedete che io qua ho accentuato i segni della divisione tra i vari diti perché poi andremo a fare un'operazione, diciamo, di stondamento del dito. Sicuramente in tanti video avrete visto usare degli arnesi particolari per fare questo lavoro, ma per me la cosa importante è anche avere una stecca piatta che fa però questo movimento così di accompagnamento della curva del dito. Ovviamente dovete considerare che le dita non sono dritte così a cannolo, ma seguono comunque una curva anche loro, quindi dobbiamo considerare di realizzare anche le varie ossa. Come si fa? Già con questo movimento noi possiamo stabilire dove stanno le varie unghie e creare anche la gobbetta delle dita, mentre nella parte quella dell'attacco con il resto del piede dovremmo invece creare una specie di solco che fa una gobbetta anche qui. Nella parte di sotto invece faremo la stondatura. Se vogliamo fare anche la parte quella di sotto, possiamo creare un solco che separa comunque le dita dal resto del piede e poi creare anche la separazione. Ma di solito la parte di sotto, diciamo, è quella che non si vede perché se noi il piede lo dobbiamo poggiare così, non c'è bisogno di lavorare anche sui dettagli della parte inferiore. Però se lo vogliamo fare, ripetiamo la stessa operazione che abbiamo fatto nella parte superiore, quindi facciamo le varie separazioni tenendo a mente quali sono le curve che dobbiamo disegnare nel nostro piede.
Io ho lavorato anche un po' sui polpastrelli, che si chiamano così anche quelli del piede. Va bene, non voglio dilungarmi oltre, concentriamoci sulla parte superiore. Cerchiamo di creare anche unghia. Ricordiamoci questo movimento, che è quello che vale per tutti i lavori che vengono fatti sul piede. Quindi accompagnamento della curva. Nelle rifiniture andiamo a risistemare quelle ossa che magari nella fase di modellazione iniziale non siamo riusciti a inserire, quindi aiutandoci sempre con i nostri modelli di riferimento cerchiamo di capire quali sono le parti mancanti. La cosa strana è che l'unghia del piede dell'alluce ha questo movimento verso l'interno, se ci fate caso non è proprio dritta dritta. Cerchiamo di fare bene la definizione tra i diti. La separazione non è proprio dritta, ma diciamo è un po' anche condizionata dalle varie ossa che ci stanno tra un dito e l'altro, quindi ci saranno magari delle separazioni un po' più curve e altre un po' più dritte. Anche questa parte è importante perché dà più il senso della separazione tra i diti e il resto del piede. Ok, osserviamo un po' il piede, vediamo cosa c'è ancora da sistemare. Possiamo lavorare un po' anche sulle caviglie, farle uscire un po' più fuori, stando attenti a non ridurre troppo il tallone ovviamente. Vedete, il tallone ha una forma un po', diciamo, a pera. Se vogliamo proprio strafare possiamo fare anche un po' di lavoro sulle vene. Prima di applicare però le vene ricordiamo che il nostro piede segua questa curva così. Per fare le vene basta applicare semplicemente delle striscioline e poi amalgamarle con il resto del corpo. Io non voglio esagerare, è giusto per fare capire come possiamo ricreare le vene. Possiamo anche accentuare eventualmente l'osso che si collega all'alluce, che è quello un pochettino di solito più sporgente, diciamo, in modo tale da collegarlo anche con le ossa della gamba. A me piace lasciare i lavori così un po' rustici, ma se noi vogliamo andare a lisciare successivamente lo possiamo fare quando l'argilla è un po' più incallita con un pennellino, pennello morbido, Ok, in linea di massima ci siamo. Andiamo a rivedere un po' tutte le linee sul tridimensionale, anche per avere un maggiore senso di spazialità del nostro pezzo. So che molti di voi sono legati al bidimensionale e quindi lavorare sul tridimensionale è un pochettino più difficile. Considerate che questo tipo di lavoro che abbiamo fatto si può fare con qualunque materiale modellabile, quindi argilla, argilla autoindurente, super sculpe, fimo, tutte le paste modellabili che volete. Gli arnesi che vengono utilizzati sono praticamente gli stessi e anche la modalità di lavoro. Nel sondaggio che ho lanciato mi avete chiesto di fare dei lavori con altre paste modellabili oltre all'argilla, perché volete sapere delle informazioni su materiali che non necessitano di cottura. Quindi fondamentalmente voi dovete tenere a mente che la modalità di lavorazione è identica per tutto quello che è modellabile. In conclusione voglio dirvi che per vedere contenuti extra di questo video e eventualmente anche delle dispense che vi mostrano dei consigli anatomici da seguire per realizzare i piedi, abbonatevi ovviamente al canale. Mamma che puzza! Ciao!